Salve a tutti ragazzi e bentornati al nuovo video codex. Oggi arriviamo a parlare del cuore pulsante dei 3 capitoli di Mass Effect, ovvero la Citadellas. In compagnia sempre con Alexis, che vi parlerà del funzionamento, mentre io mi occuperò della parte pseudopolitica. Vi ricordo di utilizzare l'hashtag Voglio il Codex, non appena apparirà la scritta codex collegato sull'argomento che appunto si va a collegare, così voi tramite gli argomenti proposti e scegliendo quello che più vi aggrada, ci farete capire quale argomento volete che noi trattiamo per il prossimo episodio. Senza perderci in ulteriori chiacchiere, direi proprio di cominciare. La Cittadella, questa stazione gigantesca con cui attracchiamo più e più volte durante tutti e 3 i capitoli, è stata scoperta principalmente dalle Asari dopo che loro hanno scoperto il funzionamento dei portali galattici. Appena messo piede sulla stazione, si resero conto che l'atmosfera e la quantità di ossigeno, insomma l'ambiente per sostenere la vita, era stato regolato in modo, sembrava quasi automatico. Non capivano come mai, fino a quando non durante l'esplorazione, pensando magari anche di trovare qualcuno con cui parlarci e dirgli che loro non erano invasori ma erano soltanto curiosi di vedere che cos'era questa gigantesca stazione, non si para davanti a loro uno strano esserino verde che poi decisero di soprannominare custode. I primi contatti con questa specie furono abbastanza fallimentari, infatti questi custodi sembravano ignorarli completamente ed erano semplicemente intenti a gestire le funzionalità della stazione. Infatti in base a quello hanno poi capito che i custodi gestiscono la stazione e sono stati loro a regolare la temperatura interna, l'atmosfera, insomma, e quantità di ossigeno per queste creature nuove che erano appena approdate sulla cittadella. Però dei custodi faremo un video a parte d'approfondimento e andremo proprio a fondo della questione. Subito dopo le Asari, sulla cittadella arrivarono i Salarian e subito dopo i Volus. Lo spazio e proprio la struttura interna della stazione, che ospitava appunto forme di vita, decisero quindi di instaurare sulla cittadella il Consiglio. Quindi le altre specie che entrarono in contatto con le Asari o che scoprirono la stazione in modo indipendente aprirono delle ambasciate sulla cittadella, ponendosi sotto quindi la giurisdizione del nascente consiglio, costituito da, poi da Asari, Salarian e Turian. L'altro motivo per cui scelsero proprio la cittadella per fare il, chiamiamolo, quartier generale politico, era proprio per dove era posizionata la cittadella, perché era in una posizione strategica all'incrocio con una serie di portali galattici che conducevano a varie parti della galassia. Quindi divenne poi anche un centro di attività anche per il commercio intergalattico. Girovagando così per il presidio nel primo capitolo possiamo vedere diversi manufatti, varie cascate eccetera, però vari manufatti e varie statue, tra cui anche una statua dei Krogan. Man mano che l'espansione politica del Consiglio avanzava, si sono poi trovati ad affrontare diversi nemici di natura sconosciuta, alcuni dei quali stavano minacciando seriamente la vita e eventualmente l'estinzione delle civiltà che popolavano la cittadella. Ovviamente non l'estinzione sulla cittadella, ma l'estinzione sui pianeti dei membri che componevano la popolazione della cittadella. E alcune di queste creature erano i Rachni. Apro una veloce parentesi. In diverse opere di fantascienza, soprattutto quando c'è un equipaggio in una nave che viaggia nello spazio alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, il comando centrale, che appunto svolge questa attività e manda le navi in giro per la galassia, impone come prima regola assoluta, che non si deve violare in alcun modo, quella di non interferire con una civiltà sia a livello tecnologico sia a livello urbanistico. I Salarian hanno completamente fatto l'opposto di questa cosa. I Krogan ai tempi non erano i Krogan che conosciamo adesso, ma erano esseri primitivi, sono stati elevati dai Salarian, ovvero sono stati dotati di navi e armi, considerando la loro stazza, la loro potenza, allora li hanno fatti diventare come soldati di prima linea contro questi Rachni, interferendo così in modo non naturale nell'evoluzione normale della specie dei Krogan. Il fatto di schierare i Krogan in prima linea contro i Rachni, questo piano ha funzionato. Nel giro di 2 generazioni, infatti, i Krogan avevano
i numeri per respingere l'avanzata dei Arachni e anche la capacità di resistere alle dure condizioni dei pianeti dei Arachni. Per questo motivo il consiglio, come forma di riconoscimento per aver sterminato i Arachni, hanno ceduto ai Krogan i pianeti da loro conquistati dai Arachni e per onorare i soldati Krogan caduti durante questa guerra hanno eretto una statua nel presidio. Sono stati poi quindi anche accolti con sorrisi, insomma erano anche ben voluti sulla cittadella all'inizio, fin tanto che ci fu un'esplosione demografica da parte dei Krogan e quindi i pianeti che loro avevano conquistato e colonizzato non gli bastavano e quindi il principale esponente, ovvero il signore della guerra Kredak, iniziò a pretendere sempre più pianeti per la loro espansione. La cittadella non aveva altri pianeti, poi non sarebbe stato neanche giusto per le altre specie dare così tanti pianeti a loro. Il signore della guerra Kredak non si fece proprio nessun problema e iniziò per conto proprio un'invasione letterale di altri pianeti, tra cui l'occupazione della colonia Asari di Lusia. Quando il consiglio ordinò loro di andarsene, Kredak se ne andò dalle camere del consiglio, sfidando la specie della cittadella a riconquistare i loro pianeti, e quindi la guerra scoppiò poco dopo. Sono andato leggermente off topic parlandovi un po' del background dei Krogan, ma anche qui ci torniamo con un video a parte, perché proprio tutta questa faccenda dei Krogan che si ribellano al consiglio ha dato poi il via al reparto degli specialisti tattica e ricognizione, meglio conosciuti come spettri. Quando c'era ancora questa fase tumultuosa in cui non si sapeva bene i Krogan dove sarebbero andati a parare, la cittadella ha istituito questa corporazione di soldati scelti al di sopra di qualsiasi legge, secondi solamente al consiglio, per all'inizio tenere semplicemente d'occhio il movimento dei Krogan, riferirli al consiglio e nel caso in cui questi avrebbero reagito rispondere agli attacchi, insomma farsi trovare pronti. E così fu. All'inizio erano soldati scelti tra la SOS, ovvero la squadra operazioni speciali Salarian, e cacciatrici Asari. Utilizzando tattiche di guerriglia come virus informatici e sabotaggi devastanti, rallentarono i Krogan prima che i Turian si unissero al conflitto. I Turian, avendo quindi dato un appoggio sostanziale alla cittadella, divennero anche loro membri del consiglio, ovvero fu eletto un principale, un primo cittadino Turian, chiamiamolo così, e divenne una figura all'interno del consiglio della cittadella, che quindi fu poi costituito da un Salarian, un Asari e un Turian. Per anni le attività degli spettri rimasero poi segrete fin quando la rivolta dei Krogan non terminò e allora in quel caso che esisteva questa corporazione degli spettri venne tutto alla luce. Vennero inviati anche spettri per valutare potenziali reclute, come abbiamo appunto potuto vedere col primo Mass Effect, proprio perché nell'arco degli anni la cittadella ebbe altri nemici, tra cui i Batarian, argomento che abbiamo già trattato nello scorso videocodex, vi lascio il cliccabile in alto. Ogni spettro viene selezionato dal consiglio dopo aver dimostrato di essere un individuo dalle eccezionali capacità e avere fiducia in se stesso. Infatti, quando poi la guerra del primo contatto terminò e l'umanità venne poi accolta sulla cittadella, si iniziò a pensare di valutare l'umanità come potenziale alleato anche per quanto riguarda gli specialisti tattica e ricognizione. Fu proprio Udina a presentare la richiesta formale al consiglio di inserire un umano nel rango degli spettri. Oltre a essere una cosa particolare, Udina però aveva un secondo fine, perché ottenendo questo successo sarebbe stato un primo passo per l'umanità per ottenere un posto nel consiglio. Infatti il primo umano che ottenne la possibilità di diventare uno spettro è stato David Anderson, che sotto la supervisione di Saren dovette compiere una certa missione. Saren, pur di compiere la sua missione, fa esplodere una raffineria con centinaia e centinaia di operai innocenti all'interno e tutta la colpa venne poi riversata su Anderson e Anderson fu poi escluso dal programma degli spettri. Da qui possiamo notare che le specie del consiglio sono tutt'altre che perfette, perché loro credono quasi ed esclusivamente agli spettri. Ovviamente se c'è delle prove schiaccianti che uno spettro è un disertore o comunque un ribelle, viene inviato un altro spettro a eliminarlo, ma finché queste prove non saltano alla luce, una persona può dire quello che vuole su uno spettro disertore, ma nessuno gli crede perché
viene fatto passare come uno che vuole delle rivalse con uno che ce l'ha con quella specie in particolare, insomma con uno che parla mosso dal razzismo o per tornaconto. Possiamo anche assistere in Mass Effect 3 per esempio a un colpo di stato e un tradimento del consiglio da parte della Dalatras Salarian, che mossa da un profondo rancore verso i Krogan ci proporrà tutto il supporto militare di cui dispongono in cambio del sabotaggio della cura dei Krogan. Apro una parentesi: nel caso in cui abbiate scelto Vrex come leader dei Krogan, Vrex si dimostra un personaggio ragionevole e tutte le accuse e i dubbi che il consiglio possono avere sui Krogan sul farli tornare a combattere al loro fianco risultano immotivate. Al contrario, se Vrex lo avete lasciato morire su Virmair, oltre ad essere delle brutte persone, salirà al potere suo fratello Vrev, che è un sanguinario che vuole solamente vendetta, vuole semplicemente vedere il sangue scorrere per le strade. Oltre al fatto stesso che minaccerà di nuovo la cittadella, minaccerà tutti i sistemi, minaccerà anche Shepard e l'umanità, persino dopo che la genofagia è stata curata e Shepard li ha liberati da questo flagello, rendendo quindi perfettamente giustificati i dubbi e le riserve del consiglio sulla questione dei Krogan. Questi due personaggi sono sempre in conflitto perché David Anderson sa bene cosa vuol dire stare sul campo e crede a Shepard, e anche perché hanno oltre a un rapporto d'amicizia comunque si rispettano a vicenda, però considerando che il consiglio ancora crede che sia stato Anderson a causare tutto quel macello nell'unica missione in cui avrebbe dovuto mostrare il suo valore, nessuno gli presta ascolto se non per le questioni puramente militari, mentre Don Ludina è fissato esclusivamente con ciò che riguarda la politica e ciò che riguarda il prestigio, l'elevare la razza umana sopra le altre. Insomma, noi umani siamo noi perché noi siamo fighi. E infatti, proprio il modo stesso in cui Don Ludina più e più volte si rapporta con la cittadella non fa altro che screditare la razza umana. Quindi abbiamo tanti fattori a svantaggio dell'umanità, più abbiamo uno spettro umano, tante cose che sono contro l'umanità, e questo, diciamo, racchiude in maniera molto sintetica il motivo principale per cui la cittadella, nello specifico il consiglio, non aiuta Shepard per i 3 giochi, se non quando effettivamente si svegliano che ci sono i razziatori che bussano alla porta perché sono venuti a prendersi il caffè. Bene ragazzi, io concludo qua con la mia parte. Se c'è qualcosa che non vi è chiaro o volete saperne qualcosa un po' più approfondito, scriveteci un commento qua sotto, vi ricordo l'hashtag, e adesso lascio la parola al nostro dottor Alexis. Salve a tutti ragazzi, sono Alexis e io continuerò a trattarvi dell'argomento della cittadella, parlando però della sua struttura, della sua suddivisione e delle sue funzionalità. Cos'è la cittadella prima di tutto? È una struttura gigantesca di forma simile ad un pentagramma, la cui costruzione in Mass Effect 1 e 2 viene attribuita ai Protean, una specie estinta 50.000 anni or sono, ma che invece in Mass Effect 3 si attribuirà ai razziatori. In effetti, poi, basta pensarci logicamente, una struttura così avanzata tecnologicamente, così grande, avrebbe richiesto migliaia di anni di costruzione anche ad una specie evoluta quanto i Protean. Invece i razziatori non hanno di questi problemi. La cittadella funge in realtà da capitale politica, culturale ed economica per le specie abitanti, in particolare quelle che fanno parte del consiglio della cittadella. La gravità prodotta dalla rotazione della struttura è pari a 1,02 g negli agglomerati e 0,3 g nell'anello del Presidium. Cos'è G? È l'unità di misura dell'accelerazione di gravità. 1 g è 9,8 metri al secondo quadrato. Quindi pensate che 0,3 g nell'anello del Presidium sarà circa 2,8 metri al secondo quadrato, circa. Inoltre, questa stazione è lunga da aperta 44,7 km, con un diametro sempre da aperta di 12,8 ed un peso lordo di 7,11 miliardi di tonnellate. Perché tendo a precisare da aperta? Semplicemente perché la cittadella normalmente ha un aspetto aperto, con le sue 5 braccia distese per far attraccare le navi spaziali, mentre quando viene attaccata dall'esterno si chiude su se stessa attraverso la convergenza delle braccia, formandosi in un lungo cilindro.
La cittadella è costituita da un anello centrale, il cui diametro è 7,2 km, dal quale si protendono queste 5 braccia, lunghe ognuno 43,6 km e dallo spessore di 330 metri. L'anello della cittadella ospita il presidium e di conseguenza la torre della cittadella, mentre le sue braccia ospitano gli agglomerati. Cosa sono questi tre settori della stazione? Partiamo dal presidium. Esso è un imponente complesso simile ad un parco che contiene gli uffici e i vari rami del governo galattico, così come le ambasciate di tutte le specie. Oltre ad essere costellata da negozi, ristoranti e strutture ricreative, il presidium ospita un IV di nome Avina, che lo monitora. Nel settore del presidium vengono percepite 20 ore giornaliere. Per questo le luci artificiali vengono abbassate e il cielo olografico si oscura per 6 delle 20 ore, imitando il ciclo giorno-notte. Il presidium è composto da Torre della Cittadella, quartiere finanziario, camere della consorte Sciala e l'accesso agli agglomerati. In Mass Effect 2 poi vi è anche la sede dell'ambasciata umana. La Torre della Cittadella, invece, si trova al centro del presidium ed è una struttura che si innalza parallelamente agli agglomerati. La torre ospita le camere del consiglio e il controllo principale del traffico per la stazione. Infatti, ogni nave, attraccata sulla cittadella, passa sotto la giurisdizione del controllo navale della cittadella stessa. Piccola digressione sulle camere del consiglio: questo luogo si incontra fin dall'inizio del gioco ed è un ampio atrio, finemente arredato con alberi di ciliegio, fontane e numerose scalinate che conducono alla piattaforma centrale dove si riunisce il consiglio. Nel fumetto Mass Effect Revelation, questa piattaforma viene chiamata Podio del Postulante. Sotto al podio vi è un giardino protetto da un vetro. Le camere stesse non sono aperte al pubblico e l'accesso è garantito solo ai funzionari e coloro che possiedono comunque una speciale autorizzazione. Mentre gli agglomerati sono i settori residenziali e commerciali localizzati nelle braccia della cittadella. Gli agglomerati sono densamente popolati, ospitanti milioni di residenti di molte specie galattiche e possiamo paragonarli a città come Hong Kong e Singapore. Vi sono numerosi grattacieli sorgenti dalla sovrastruttura. Quest'ultima è sigillata contro il vuoto, in quanto l'atmosfera respirabile si mantiene solo ad un'altezza approssimativa di 7 metri. Diversamente dal presidium, non vi è un ciclo giorno-notte. Di conseguenza, l'attività commerciale raramente si interrompe e i residenti lavorano e si riposano secondo le proprie necessità. Il mondo ideale, praticamente. Gli agglomerati in Mass Effect 1 sono composti da SSC, Flux, Antro di Cora, Mercati e la Clinica. La cittadella si basa su diversi livelli difensivi e il primo di questo è la Nebulosa Serpente. La nebulosa del serpente è una densa nebulosa composta da gas densi e da polveri che creano agglomerati di pulviscoli e tempeste elettromagnetiche che fanno gravi danni alle navi. Per questo i piloti che devono attraccare sulla cittadella sanno la strada meno pericolosa, cioè quella meno densa, quindi quella più libera e più sicura. Il secondo livello riguarda la flotta della cittadella, una task force composta prevalentemente da navi Turian ed includente in minor parte navi di altre specie. Il terzo livello riguarda l'SSC e il quarto delle torrette difensive posizionate all'esterno. Detto questo, ragazzi, vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete un altro argomento da trattare, scrivete sotto il video. Ciao a tutti!